Sabrina Impacciatore ce la fa. Bravissima, è stato la fa così. Ha avuto successo al Piccolo Eliseo qui a Roma. Tournée, vediamo. Sono andata in cucina. Ho fatto il tè, l'ho versato nel termos. Poi sono tornata nello studio e vi ho sparato. Sto interpretando un ruolo tratto da un romanzo di Natalia Ginsburg che si intitola È stato così, l'adattamento di Valerio Binasco e anche la regia. È un viaggio all'interno di un'ossessione d'amore e quindi si parte da un sogno di fantasia per arrivare nel delirio, nell'inferno dell'omicidio addirittura, perché questa è una donna che non si sente amata, viene tradita, lui continua a mentire e lei è una donna che ha bisogno di verità, ha bisogno di assoluto, e quando si rende conto che il suo sacrificio d'amore non viene neanche compreso perché lui è un ipocrita che ama vivere nel grigio, lei lo uccide. A una ragazza le fa tanto piacere pensare che forse un uomo è innamorato di lei. Allora, anche se non è innamorato, è un po' come se lo fosse. Io lavoro con emozioni vere perché ho una tecnica, insomma, che ho studiato a fondo. E infatti qualche giorno fa è uscita una recensione che diceva: molto emozionata la Impacciatore nel trasferire il testo della Ginsburg. Ma non è che sono emozionata io, quello è il personaggio che io interpreto, perché io interpreto un personaggio che vibra continuamente di emozioni perché racconta e rivive il tormento di questa dannazione. Il lavoro che abbiamo fatto con Binasco è un lavoro molto profondo. Siamo partiti prima da un'indagine psicologica molto approfondita, abbiamo parlato di cosa volesse dire per una donna che ha l'incanto dentro di sé. Poi sono ritornata in città e ogni sera mi pettinavo e mi incipriavo se devo ad aspettarlo, ma non veniva, e allora mi coricavo. Ho dovuto tanto indagare in quella parte di me ossessiva che abbiamo tutti, la parte di me che ha bisogno di essere amata, ma questo è un concetto universale che c'è in questo testo, che infatti suscita tanto riconoscimento in chi guarda, perché si parla proprio di questo bisogno atavico di ognuno di noi di essere amati, di essere visti. Gli uomini sviluppano un senso di colpa, e forse perché per la prima volta si vedono rappresentati in una maniera un po' diversa dal solito, no? Perché c'è una fine indagatrice dell'animo umano che scrive, e le donne si identificano totalmente. Infatti molto spesso quando esco mi abbracciano, mi baciano, mi stringono, piangono. Suonava il pianoforte a quattro mani con la moglie del dottor Gaudenzi, cantavano delle canzoncine, mi guardava. Bravissima, e veramente ha delle possibilità e capacità di trasmettere questo dolore. Molto bello, molto toccante. Coinvolgente, bello, è stato bellissimo. Veramente entusiasmante. Inconsueto, perché l'avevo visto sempre in ruoli diversi. Lei è strepitosa, secondo me, è bravissima, ha un'intensità. È bellissimo. È intenso e commovente. Lei era molto brava, assolutamente, con molto pathos. È una bella interpretazione, ci ha tenuto in tensione per tutto il tempo. Beh, straordinario.